Ciao e benvenuti in un nuovo video. Al momento mi trovo a Kuala Lumpur in Malesia, vicino a un bellissimo parchetto e a una delle mie viste preferite della città. Ormai sono in viaggio da sola da più di 11 mesi e da quando sono partita mi viene chiesto spesso com'è viaggiare da soli, come poterlo fare e quali sono le cose da tenere a mente quando si vuole andare ad esplorare il mondo in solitaria. Quindi ho pensato di fare questo video con 10 consigli per incoraggiarti a viaggiare, perché personalmente penso che non ci sia niente che possa farci crescere così velocemente e aprirci così tanto la mente. Punto 1. Non è difficile come pensi e lascia perdere le persone che si dispiacciono per te perché viaggi in solitaria. La verità è che non si è mai soli, si incontrano continuamente persone, quindi la solitudine non è una cosa di cui preoccuparsi. Ora ti starei chiedendo, e come si incontrano nuove persone? Gli ostelli sono il posto ideale e spesso e volentieri si fa amicizia istantaneamente. E visto che tante volte sono anche gli altri viaggiatori, dei solo travelers, è davvero divertente ed interessante sentire le loro storie e le loro avventure. Poi è anche bello andare ad esplorare nuovi posti insieme. Personalmente negli ostelli ho incontrato persone davvero incredibili e con alcune di loro sono ancora in contatto ed è davvero bello secondo me. Quindi non avere paura degli ostelli o dei dormitori. Se sei femmina e sei un po' nervosa al riguardo, allora il dormitorio totalmente femminile è una buona opzione. E in più, quasi sempre negli ostelli ci sono camere anche private, quindi se proprio non vuoi condividere la camera con qualcuno, puoi scegliere quelle e usufruire comunque degli spazi comuni per conoscere nuove persone. Punto 3. I media dipingono immagini terribili di molti paesi del mondo. Tenuto conto che cose brutte possono succedere ovunque, anche sotto casa, certo, va detto che alcuni posti sono più pericolosi di altri, ma io sono sicura che anche nella città in cui vivi sei relativamente sempre allerta. In ogni caso, ci sono delle misure di sicurezza che suggerisco, come non girare da soli la notte, non avere gli auricolari addosso quando è buio e cercare di avere un portamento che dimostra sicurezza in se stessi, un po' confident, ecco. Poi l'ideale è cercare di confondersi tra le persone locali e cercare di non apparire mai spaesati. Se per esempio penso di essermi persa e non so dove sto andando, invece di guardarmi in giro con la faccia disorientata, entro in un negozio e controllo le direzioni sulla mappa in modo da non finire nel radar di qualcuno come la turista smarrita. 4. Questo è un consiglio hardcore, io personalmente non lo faccio, però se veramente non ti senti sicuro puoi sempre attaccare un fischietto allo zaino in modo da... 5. Viaggiare in solitaria, soprattutto per noi donne, non è il momento adatto di fare sfilate di moda. Quindi il mio consiglio è quello di non indossare abiti succinti, soprattutto in paesi in cui la cultura non lo prevede proprio. Quindi è sempre bene informarsi qual è la religione, ad esempio, in modo da avere un'idea in testa di come vestirsi, ecco. E anche guardarsi intorno, questo è importante. Punto 6. Compra una sim locale, perché secondo me, personalmente, io quando sono connessa mi sento più sicura. E probabilmente anche lo sono, non solo mi sento. Così puoi scrivere alla tua famiglia o ad un amico un messaggio la mattina dicendogli dove andrai nella giornata, in modo che se non rispondi a un certo punto sanno se preoccuparsi o meno. E poi il bonus del poter essere sempre connessi è che Google fortunatamente funziona nella maggior parte dei paesi nel mondo, quindi se cerchi un'informazione Google ti darà la risposta. 7. Viaggiare da soli implica anche dire tante volte di no. Amici indesiderati, truffatori, richieste sconce, eccetera, eccetera. E nel dire di no consiglio anche di essere ben convinti, non sembrare dei fragili fiorellini. Perché viaggiare da soli è il momento ideale per tirare fuori le palle. E se al momento ti senti un po' fragile in questo senso, ti consiglio di trovare dei modi nella tua città per provare ad allenarti, diciamo. Che siano favori che non ti senti di fare oppure appuntamenti a cui non hai voglia di andare, impara a dire di no. 8. Io non bevo, ma questa è una mia scelta personale, però consiglio di non eccedere con l'alcol e di non ubriacarsi, perché farlo quando si è circondati da persone che non si conosce bene può essere potenzialmente anche molto pericoloso. 9.
Ci saranno diversi momenti durante il tuo viaggio in cui non c'è nessuno che tiene d'occhio la tua roba, come per esempio negli aeroporti. Quindi, visto che dovrai trascinarti tutto dietro, sii consapevole di ciò che scegli di mettere in valigia. Ti capita mai di tornare da un viaggio rendendoti conto di non aver utilizzato più di metà roba? Se la risposta è sì, beh, non sentirti solo, perché a me è successo un miliardo di volte, però ascolta il mio consiglio. Prepara le cose che vuoi portare, dimezzale e poi dimezzale ancora una volta. E questo è ciò di cui avrai davvero bisogno. Credimi se ti dico che la metà delle cose che vuoi portare non ti serviranno. Quando si viaggia si indossa più o meno gli stessi vestiti a ripetizione, perché la realtà è che a nessuno importa che cosa indossiamo. E poi la maggior parte delle persone che incontriamo durante il viaggio ci vedranno in maniera continuativa per massimo 3 giorni. Last but not least, punto 10. La paura è la tua migliore amica. Può sembrare controintuitivo, ma fidati del tuo sesto senso. Ascolta quella vocina dentro di te che sente che c'è qualcosa che non va. Dai credito al tuo intuito, guardati intorno ed esci dalla situazione in cui ti trovi. Perché magari il tuo sesto senso prima di te ha percepito che in quella situazione c'è qualquadra che non cosa. Ora sei tu a prenderti cura di te stesso, tu sei il tuo miglior amico, quindi hai questa responsabilità. Perché adoro viaggiare da sola? Posso fare ciò che voglio, quando voglio e con chi voglio. Devo dire la verità che all'inizio andare al ristorante da sola mi intimidiva. Ma ora mi piace un sacco autoportarmi fuori a cena. E penso che sia anche una bella botta di autostima, perché da fuori sembro una tipa tosta. È divertente, credimi. E poi tante volte mi è successo che nei ristoranti o dove vado a mangiare ho incontrato persone con cui poi sono diventata amica, quindi altro bonus. Poi viaggiando da sola, se ho voglia di dormire fino a tardi lo faccio, se invece ho voglia di svegliarmi alle 6 di mattina, andare a fare yoga in spiaggia oppure al parco, posso farlo. Insomma, qualsiasi cosa tu voglia, viaggiando solo puoi farla. E l'idea che nessuno intorno a te ti conosce o ha un pregiudizio su di te ti permette davvero di essere te stesso. È una sensazione super liberatoria. E poi è così bello esplorare il mondo seguendo ciò che ti dice il tuo cuore, seguendo l'intuito, seguendo le cose che capitano, seguendo la vita, insomma. E poi quando parti con un viaggio con occhi nuovi, vedi tutte le cose intorno a te con occhi nuovi e le persone intorno a te a loro volta ti vedono con occhi nuovi ed è bellissimo. Insomma, avrai capito che viaggiare da soli è un'esperienza che davvero non potrei raccomandare di più. Ma ora voglio farti una domanda. Hai mai intrapreso un viaggio in solitaria? O se non l'hai ancora fatto, qual è la cosa che ti frena di più? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, che sono molto curiosa. Se questo video ti è piaciuto e ti è stato in qualche modo utile, metti un pollice verso l'alto, iscriviti al canale e attiva la campanellina qui sotto per non perderti i prossimi video. Besos!